Grazie. Buon pomeriggio. Buongiorno. Il libro Vita mia è già dal titolo è inequivocabile. Io veramente volevo chiamarlo Fame. Fame? Sì, no, perché uno dei temi fondamentali è proprio la fame. Quella fame che non si dimentica, ma sì. Prima di arrivarci facciamo un passo indietro. Sì. Perché con le tue sorelle vivevate in Giappone, una famiglia molto unita, tre sorelle, e tu eri la più grande. Sì, infatti. A 7 anni la tua vita cambia per sempre, anche quella della tua famiglia, perché le tre bambine con il papà e la mamma verranno portate in un campo di concentramento in Giappone. Come era stato possibile? Cosa era successo? E dunque, mio padre, antropologo, aveva vinto una borsa di studio, ma lui era appena uscito dall'università, era un giovanissimo. Vinto una borsa di studio per andare a studiare una popolazione del nord del Giappone, internazionale. Quindi lui ha preso questa moglie appena sposata da poco, io ero appena nata. Una bellissima famiglia italiana, sì, giovani, innamorati. Giovanissimi, e siamo andati in Giappone. E devo dire che noi ci siamo integrati, perché non eravamo turisti, eravamo... No, certo. Quindi mangiavamo la giapponese, ci vestivamo in Giappone. Io poi, pochi anni, ho imparato il dialetto di Kyoto, parlavo addirittura il dialetto. E quindi stavamo appunto benissimo. Devo dire che i giapponesi erano deliziosi, gentili, affettuosi e accoglienti. Nel 1943 il Giappone fa un patto con l'Italia della Repubblica di Salò e con la Germania nazista. Questo è il punto nodale. Per cui noi improvvisamente sono venuti a chiederci la polizia, ma voi dovete firmare un'adesione alla Repubblica di Salò. E i miei genitori, io ero una bambina piccola, ma i miei genitori con molto coraggio hanno detto no, ma guardi che forse andate a finire in campo di concentramento. Va bene, però loro hanno voluto tenere fede alle loro idee, che erano soprattutto contro il razzismo. Cioè, e allora è qui che mi fermo, perché apriamo il nostro libro virtuale e leggiamo proprio le frasi del tuo libro. La prima frase è questa: nessuno dei due aveva una tessera di partito, quindi non stiamo parlando di persone politicamente schierate. Una cosa però li univa, parlando dei suoi genitori: il rifiuto del razzismo. E a quel punto la loro vita cambia per sempre. Anni dopo, una nipote di Dacia Maraini farà un bellissimo documentario e intervisterà la mamma di Dacia Maraini, nonna per la regista di questo documentario. Nobile, Topazia, sentite cosa dice. Dunque arrivò la polizia e ci chiese, c'erano due fogli sul lungo tavolo, se firmate sarete considerati amici, se non firmate dovrete assumerne le conseguenze, ma non ci dissero quali erano le conseguenze. Fu un momento terribile, dovevamo scegliere. Documentario fatto perché voluto dagli americani, commissionato da loro, ed è un documento importantissimo. Quindi i genitori si rifiutano di aderire alla Repubblica di Salò. Erano stati avvertiti: attenzione, potreste finire in un campo di concentramento. Quel giovane antropologo, quella nobile così importante siciliana, con tre bambine piccole, la più grande è la signora Maraini di 7 anni, andranno in un campo di concentramento. Esattamente. Ed è lì che parte l'ultimo libro, Vita mia. È così. Ma io sono tanti anni che volevo scrivere questo libro, però mi faceva fatica, dolore, diciamo così. Quindi rimandavo, poi cominciavo, ho cominciato, poi lasciavo, poi riprendevo, poi lasciavo. E poi però mi sono resa conto, soprattutto adesso, che tirano queste aree di guerra, c'è un'area di guerra pericolosissima e c'è un'atmosfera di odi, di rancori, di vendette che per me sono veramente uno strazio, perché mi ricordano tempi lontani. E quindi ho detto, bisogna che esca la mia testimonianza, perché molti giovani non sanno
che cosa può produrre la guerra, no? Anche dei bambini, perché noi appunto... Voi eravate le uniche bambine al campo di concentramento, sì. Com'era? Vi hanno portato? Mi racconti quei momenti? No, la cosa, come ho detto prima, la cosa più terribile era la fame. C'erano poi le bombe, c'erano i terremoti e io preferivo, cioè avevo meno paura delle bombe che dei terremoti, perché le bombe venivano annunciate, i terremoti no. Cominciava a tremare tutto, il Giappone poi è un paese di terremoto. Certo, sismico. Però quello che c'era tutto questo, ma la cosa più terribile era la fame, perché loro ci davano come 20 grammi di riso al giorno e basta, senza carne, senza pesce, senza uova, senza latte, niente. Dopo un po' il corpo grida, perché ha bisogno di proteine, di vitamine, di minerali e poi comincia a malarsi. Noi eravamo tutti malati di beriberi, lo scorbuto, che sono malattie proprio di mancanza di vitamine e di proteine, no? E quindi poi si comincia a cadere i capelli, e non si vede più bene con gli occhi perché si indebolisce il corpo, vengono i parassiti, cioè le pulci, le cimici, e uno poi lì poi non c'era niente, per cui per eliminare questi parassiti. Ma soprattutto la fame porta, cioè il corpo mangia se stesso, poi a un certo punto non ha più da mangiare e comincia appunto a urlare. E la fame, non, chi non l'ha provata non può capire. La fame è un grido disperato del corpo che cerca in tutti i modi. Io infatti mangiavo le formiche, cosa che no, non verrebbe in mente, pur di mangiare qualcosa. Mangiavamo l'erba che si trovava per terra, avrei mangiato pure i sassi. E a proposito di sassi, c'è un momento nel libro che mi ha molto, molto colpito da mamma, ma anche non da mamma in realtà, perché a un certo punto la mamma di Dacia Maraini diceva alle figlie: lo senti l'odore che sale dalla crosta appena uscita dal forno? Ma io faticavo a immaginare il suo pane, anche perché per quanto annusassi la pietra tornava pietra. Mi era più facile immaginare che il sasso tondo fosse una ciotola colma di riso che si raccoglieva con gli asci, ed era così buono che svuotavo la tazza in fretta e in furia e rimanevo sempre affamata. La vostra mamma cercava di aiutarvi. Sì, sì, però non c'era niente da fare. Poi il bello è che loro, i guardiani, non ci davano, cioè per loro, noi bambine, non dovevamo mangiare, non c'era previsto mangiare per le bambine, per cui loro pretendevano che gli altri prigionieri dessero un cucchiaino di riso ognuno per noi, e infatti loro si erano un po' arrabbiati perché allora anche due chicchi di riso erano sopravvivenza, no? E allora mia madre ha detto: no, ma glielo diamo noi il riso dal nostro. E loro no, perché erano sadici, perché volevano proprio creare anche dissidio fra di noi, e quindi dicevano: no, devono prendere il riso dagli altri prigionieri, e così si faceva. Però un cucchiaino di riso al giorno non è niente, è veramente poco. Infatti noi eravamo ridotti a pelle e ossa, stavamo molto molto male e poi ci ammalavamo. Mi ricordo ancora che un medico americano, quando noi siamo usciti dal campo, visitandomi, ha detto: ma questa bambina ha il cuore come una melanzana. Perché era cianotico, perché quando non si mangia, poi a un certo punto manca il sangue, non circola, la pelle, mi ricordo che se facevo così sulla coscia rimaneva un buco nella carne, perché la fame è una cosa che non si può immaginare così, si muore di fame, no? E quindi noi eravamo lì. La notte dormivate? No, malissimo, anche perché i parassiti, perché quando il corpo si indebolisce, viene assalito dai parassiti. Io c'avevo i vermi, c'avevamo poi le pulci, insomma. Ma le altre sorelle più piccole di te, come facevano? Facevano che sopportavano, che bisogna fare, non c'era niente da fare. Però appunto mio padre protestava e diceva sempre: ma le bambine non sono prigioniere politiche, dovete dare loro da mangiare. E invece loro no. Loro no, perché erano sadici, poliziotti, e la popolazione era con noi, devo dire, questo
mi ha salvato dall'odio verso i giapponesi, anzi io li amo moltissimo. Però ecco, loro dicevano no, non è perché erano sadici. Allora, però un giorno papà Fosco, ecco, Maraini, che è stato anche un tuo riferimento intellettuale, un uomo coraggioso, un viaggiatore, un giovane antropologo, un uomo insomma molto particolare, fa una cosa, un atto di grande coraggio per aiutare quelle tre bambine che sarebbero morte di fame, perché come avete sentito per loro non c'era cibo. E 20 grammi di riso al giorno per un adulto, dividerlo anche per tre bambine, voleva dire farle morire. A quel punto lui fa questo, sentite. Continuavano a discriminarci come traditori, come vili, in quanto Vero Badoglio si era arreso, diciamo, agli alleati. Questo mi offendeva gli italiani profondamente, e sapevo che per i giapponesi sarebbe stato bene fare qualche cosa. Ora, harakiri forse era un po' troppo, ma il taglio del dito era qualche cosa di accettabile da ambe le parti. Infatti veramente devo dire che da quel momento in poi ci trattarono con molto più rispetto. Cosa successe dopo quell'episodio? Guarda, lui che poi... raccontato così, cioè... È vero. No, lui non aveva detto niente, però si era arrabbiato con questo Kazuya, che era il capo delle guardie, che sempre diceva: voi siete ignoranti, siete vigliacchi, siete traditori. E poi a un certo punto mio padre si è arrabbiato e ha detto: ma noi non siamo traditori, abbiamo delle idee diverse, che è un'altra cosa. E allora, sapendo però, ecco, essendo un antropologo, sapeva che c'è un'antica tradizione giapponese che si chiama Yubikiri, che vuol dire il taglio del dito, come c'è Harakiri, vuol dire taglio della pancia, Yubikiri è il taglio del dito. Se ti tagli un dito e lo getti addosso al nemico, gli crei un'obbligazione, non solo, ma non può più chiamarti vigliacco, perché gli hai dato una prova, è un linguaggio, è una specie di rituale tradizionale. Lui la conosceva bene e allora l'ha fatto, devo dire, con un atto di coraggio. Noi eravamo lì in questo cortile e lui ha preso l'accetta, si è tagliato un dito sul cippo dove si tagliava la legna e l'ha gettata addosso a questo Kazuya, il quale lì per lì si è arrabbiato, credo, a calci e a pugni mio padre, l'ho che anche poveretto picchiato. Sì, sanguinava. Però ecco, questa è la cosa, lì per lì si è arrabbiato perché era un atto di ribellione, no? Alle leggi del campo. Però dopo una settimana è arrivato con una capretta che ci dava un po' di latte di capra, che si sa che è un latte di proteico, pieno di proteine, e questo ci ha salvato la vita. Quindi possiamo dire che mio padre, con questo gesto terribile, perché poi poveretto lui non si chiudeva mai questa ferita, perché noi eravamo così deboli, così privi di cibo e di vitamine, di proteine. E nessuno lo curava? No, gli avevano messo una benda e basta. E mi commuove rivederlo mio padre, rivedere la sua faccia, sentire la sua voce. È stato sempre un uomo straordinario, coraggioso, affascinante anche. Molto! Affascinante, sì. Era, poi da giovane era bellissimo. Comunque, ecco, è stato, devo dire, un atto di grande coraggio. Che vi ha salvato. Ci ha salvato la vita, sì. Immagino scrivere questo libro, prima tu l'hai detto. Ogni volta scrivevo, poi lo posavo, poi lo riprendevo. Avere 7 anni e ritrovarti lì, pensando che la vita probabilmente stava per finire e c'erano tutte le condizioni. E invece no. 2 anni sono tantissimi. Sono tantissimi, 2 anni. Sì. Entri proprio bambinetta, 7 anni, ne hai 9, le tue sorelle pian piano crescono, con quel cuore però di melanzana, come disse quel medico. Lì però bisognava ricominciare. Beh, noi non sapevamo niente, perché lì nel campo non c'erano libri, non c'era niente. Devo dire anche questa è una cosa molto bella, che i miei genitori hanno capito che, insomma, noi, almeno io dovevo andare a scuola, no? Però non c'era niente. Allora mi facevano da libro, erano persone libro, era una cosa bellissima. Mio padre, sotto un albero di ciliegio, che era l'unico albero che c'era lì, mi insegnava la matematica, mi insegnava la filosofia.
Ecco, e mia madre mi raccontava le favole, mi raccontava di Pinocchio, mi ricordo ancora Pinocchio, per me è stato un compagno di questa prigionia, perché mia madre me lo raccontava spesso, anche la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, ecco. E quindi, quante volte le avrei sentite queste storie? Tante volte, sono diventate parte proprio della compagnia del campo, anche per dimenticare un po' la fame, per superare un po' questo bisogno di mangiare. E allora appunto noi lì, quindi c'era questo bisogno, questa abitudine dei miei genitori, molto simpatica, quella di insegnarci un po'. Però quando poi è finita la guerra, noi non sapevamo che era finita, non lo sapevamo. Voi non sapevate nulla. Nulla, cioè, pensate, ma nulla. Queste bambine chiuse, le uniche bambine, per 2 anni le uniche bambine a soffrire la fame. Che... Io adesso capisco perché questo libro lo volevi chiamare fame. E ora non ne voglio Rizzoli, ma avevi ragione tu. Oh, brava, vedi. Scusa. Loro hanno preferito Vita mia, però in realtà io volevo chiamarlo fame. E che poi ci sono diversi libri che si chiamano così, quindi vabbè. Però ecco, allora quando è finita la guerra noi non sapevamo. Un giorno sono spariti i poliziotti, non c'erano più poliziotti. Nessuno vi viene a liberare, no, uscire niente, dal campo niente, di concentramento, niente. No, uno di noi è uscito, è andato dai contadini che erano lì vicino a chiedere che cosa era successo. E allora poi l'abbiamo visto tornare saltando come un canguro, dicendo è finita, dico è finita la guerra. E allora cioè, no, così l'avete saputo? Sì, così l'abbiamo saputo dai contadini. Ma ancora la cosa più buffa. Ma io non ci credo. No, ti dico una cosa ancora più buffa. Sì. Dunque, l'imperatore giapponese ha fatto un discorso in antico giapponese e i contadini non hanno capito niente, hanno capito che era finita la guerra, ma non capivano. Allora, la cosa più incredibile è questa: hanno mandato dei contadini da noi perché nel campo c'erano quelli che studiavano l'antico giapponese e noi italiani prigionieri abbiamo spiegato ai contadini giapponesi, non io, ma insomma, che cosa aveva detto l'imperatore, pensa che cosa comi. E allora l'imperatore aveva detto, guardate che qui bisogna arrendersi, bisogna avere il coraggio di arrendersi con tutto l'orgoglio, eccetera, e anche contro i militari, devo dire che l'imperatore è stato molto intelligente, aveva capito l'umore della gente che non ne poteva più della guerra, voleva la pace, e ha detto ci arrendiamo. La tua grande umanità l'abbiamo spesso vissuta con i tuoi libri, e Dacia Maraini ha avuto 2 volte buone, se le vogliamo sintetizzare, perché la sua carriera è impossibile sintetizzarle con 2 sole volte buone, ma ci sono stati 2 premi importantissimi, il premio Campiello, il premio Strega. E per una donna vale 100 volte di più. E la signora, qui di fronte a me, che vedete a casa, ci è riuscita con tutti e 2 premi. Ti va di rivederti durante le premiazioni? Grazie. Vincitrice del 53esimo premio Strega 1999 è Dacia Maraini con Buio. È vero che le donne hanno più paura del successo degli uomini? Sì, pensano di non essere all'altezza. La letteratura che deriva dalla realtà, quanto è difficile? Sì, è difficile, però in un certo senso la mia professione. E dopo tanti anni forse ho imparato qualcosa. Ecco, il computer sta elaborando questi ultimissimi dati. Dacia Maraini comunque ha vinto chiaramente con 110 voti, su questo non c'erano dubbi. Grazie. 1963 è un anno cruciale anche per un incontro, insomma, che per alcuni anni segnerà la tua vita. Ecco che torniamo poi al titolo del libro Vita mia, perché non è soltanto gli anni di prigionia. Un giorno, tu scrivi, in un bar mi presentarono Alberto Moravia. Da lì cominciò la nostra lunga storia di tenerezza e amore. E poi gli incontri, una sorta di circolo letterario che si viene a fermare in quella casa di Fregene. Ma io mi vorrei soffermare, perché mi ha colpito, tenerezza.
Ma io credo che l'amore è fatto di tenerezza. Com'era questa tenerezza tra te e Moravia? Ci siamo trovati su tante cose, anzi, per esempio, l'amore per il viaggio. Io sono una che è nata proprio con l'amore per il viaggio. Con quel papà. Ma anche perché a un anno e mezzo ero sulla nave per il Giappone. E poi, e quindi, per esempio, lui amava tanto viaggiare. Ci siamo trovati... Il momento più bello che c'è stato con lui a proposito di viaggi? Abbiamo fatto il giro del mondo, per esempio, una volta. Siamo andati in Giappone a rivedere i posti del Giappone, ho ritrovato la mia balia. E lui poi era... Vi siete lui... anche divertiti insieme? Sì, 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 tantissimo. Poi lui era... aveva uno spirito ragazzino, era veramente, in certe volte dicevo, ma guarda che sembro che tua madre, perché... lui era invece molto più grande. Era più grande di me, ma era, perché certe volte era come un bambino, un ragazzino, aveva un ragazzino dentro di sé, aveva un fanciullo, diciamo così, e quindi c'erano così. Cos'è era... che ti faceva arrabbiare di lui però? L'impazienza. Ah sì, era impaziente? Un'impazienza incredibile, però... E a lui... Cosa disturbava di te? Ma questo non lo so, non lo so, però lui era un uomo meraviglioso, era gentile d'animo, buono, onesto, aveva delle qualità meravigliose per cui ci si innamorava facilmente di quest'uomo che veramente era un uomo gentile d'animo e credo che per me è la cosa più bella di tutte, questo carattere, che per me le persone che io ho amato erano e anche quando non c'era più l'amore c'era però l'affetto, la stima, la gentilezza. Beh, no, a un certo punto è stato abbastanza naturale, dopo molti anni lui si è sposato, ha trovato un'altra donna. Eri gelosa di lei? No, per niente. No, ma io non sono un carattere geloso, anzi trovavo molta simpatia per questa Carmen, che era una persona bellissima, una molto bella più ragazza. Giovane di lui, più di 40 anni, sì, fece molto scandalo, lui, vero? Sì. Però era una donna intelligente, perché certo. È una donna intelligente e molto colta, che insegnava e che aveva dei caratteri, delle qualità. Quindi, no. Che bello sentire parlare una donna di un'altra donna così, davvero, sì, sì, Dacia. No, per fortuna... È una cosa rara. No, te lo devo dire, è una cosa rara. Per fortuna io di carattere non sono gelosa, per fortuna, perché la gelosia è terribile. Shakespeare lo chiamava il drago verde. Quindi questo drago verde non ti appartiene? No, per fortuna, perché credo che la vita può essere avvelenata dalla gelosia, vero? Tutto questo ci dobbiamo fermare perché la puntata è finita, scusate, ma io con Dacia Maraini starei a parlare fino al TG delle 20, cioè... Che meraviglia questa chiacchierata, grazie. Sei un'interlocutrice meravigliosa perché anche mi hai fatto dimenticare che siamo in televisione. No, mi sono dimenticata che c'è tanta gente che guarda, vabbè, speriamo di essermi comportata bene. E tanta gente che leggerà il tuo libro, Vita mia, Giappone, 1943, memoria di una bambina italiana in un campo di prigionia perché i genitori dissero no al razzismo. Vi lasciamo al paradiso delle signore, a domani. Grazie, grazie davvero. È stata bravissima, veramente. Che bel incontro.